Buongiorno dall'elettricista che sta staccando la presa della lampada perché, signori e signori, Il fantasma. qui abbiamo i fantasmi. Anche questa mattina ci siamo svegliati con la lampada che si è accesa da sola, Il ma problema è che eravamo svegli. sì, ma Carolina era No, e anche sul Elisa. letto e tutte e due erano sul No, letto. Elisa era sul divano. Era nel suo tiragraffi dentro il buco. Ma io ho sentito tirare di nuovo la Ma non cordicella. erano stati loro. Non è che Chi Elisa sono non è. stati? Lisa non è un razzo, non è stata lei. No, sì, Elisa. Niente, si è accesa di nuovo la lampada. Ieri mattina abbiamo dato la colpa a Carolina, stamattina non possiamo più. Ma io l'avevo detto ieri che non ero proprio convinto che era stata Carolina. Ma io ho detto, Carolina, tira la cordicella, perché lei è per queste cose, no? Invece stamattina era sul letto con noi e noi eravamo tutti qua e si è accesa di nuovo la lampada. Adesso ha staccato la presa di corrente perché ha paura. Pensavo, ma adesso domani mattina con la presa staccata si accende di nuovo. Devi chiamare il Meglio prete. lasciare la truca spina accesa, Siamo almeno. arrivati in questa casa che si accendeva il forno. Andiamo via da Oh! questa casa. Che si accendono le lampade. Vai dalla tua bimba, vai. Sta provando a scacciare il fantasma con le sue urlette. Allora, buongiorno. Buongiorno. Vogliamo dire a questo fantasmino se di notte, per favore, ci può aiutare a preparare il latte di Angelica? Eh? Ragazzi, altra notte taccia, tanto per cambiare. Allora, l'orario di stanotte è stato. Guardate questa faccetta, vedete? Questa faccetta è stato mezzanotte meno 10. Poi alle 3 e 10 e alle 7 meno 20, tipo, qualcosa del genere. Ma stanotte ne ho combinata un'altra, cioè. Di notte succedono di tutti i colori. Secondo me questo fantasmino che vuole cacciarci via, che non ci sopporta più perché siamo casinisti. Eh sì, poi tu da quando sei arrivata tu siamo ancora più casinisti qui. Cosa stai facendo? Cosa stai toccando lì? Angelica? Angelica? Ciao, buongiorno. Carlo? No, no. Buongiorno, buongiorno, ciao, sì, ciao a tutti. Noi siamo più stanchi di quando siamo andati a dormire ieri sera, vero? Allora, devo andare a fare la lavaggio nasale ancora. Dunque, ragazzi, effettivamente qua si accende la lampada da sola. Adesso, a parte gli scherzi, anche questa mattina abbiamo sentito il rumore della cordicella. La cosa un pochino più, tra virgolette, inquietante, no, togliamo anche le virgolette, è che ieri mattina ho detto, boh, è stata Carolina. Stamattina Omar era già sveglio, io ho aperto gli occhi perché, come ieri mattina, sono stata svegliata dal rumore della cordicella che veniva tirata. Ho aperto gli occhi e ho visto che c'era Carolina sul letto, cioè Lisa non le fa queste cose perché poi era lì per terra e quindi niente, adesso abbiamo staccato la presa, non capisco sinceramente a cosa sia dovuto, nel senso che ieri mattina lo ha fatto intorno alle 8 meno qualcosa, stamattina alle 9:20 circa, praticamente è la nostra sveglia. Allora, che dire, altra nottataccia, come vi ho detto prima, stanotte al secondo risveglio ho detto provo a metterle il biscottino dentro. Allora, Angelica non ha mai bevuto il latte con il biscotto dentro, mai. Abbiamo provato qualunque tipo di marca, dai Plasmon, Nipiol, tutte le marche più conosciute e non. Abbiamo provato con il biscotto intero, abbiamo provato con il biscotto granulare, niente da fare.
Stanotte, in preda alla stanchezza devastante, mi sono detta: riproviamo. Ci sono tante cose, tipo alcune merende che prima non mangiava, che adesso invece mangia. Quindi ho pensato: magari adesso se proviamo. Adesso ci andiamo a lavare la faccina. Se proviamo, va. Le ho messo questo biscotto dentro il biberon, il biscotto intero della plasma. Il biscotto si è sciolto, ma non usciva dalla tettarella. Così ho preso l'altro biberon con la tettarella più grande, gliel'ho portato e niente, come ha sentito che c'era il biscotto all'interno, ha iniziato a sputacchiarlo. Quindi ho dovuto ritornare di qua e farglielo di nuovo, praticamente. Perché sei discola. Sì, sei discola. Fatti vedere come sei discola da tutti quanti. Cosa stai guardando, tuo papà? Stai guardando? No! Guarda qui. Guarda quanto sei discola. E nel travasare. Oh, ma che birbante! Nel travasare il latte da un biberon all'altro, mi è caduto tutto il latte per terra. Non vi dico, ho fatto un devasto. Infatti stamattina ho dovuto lavare il pavimento, cioè il pavimento pieno di latte in polvere e latte liquido. Ma cosa paghi tu? Ma comunque niente, queste giornate sono alquanto complesse, quindi io non credo più di riuscire a pubblicare un video al giorno. Pensavo che si trattasse di una situazione momentanea, in realtà questa è già la seconda settimana che praticamente si sveglia ogni 3 ore di notte, e quindi credo, ragazzi, che non riuscirò più a pubblicare un video al giorno, perché di giorno le poche energie che mi rimangono mi servono per lavorare. Ovviamente io ho un lavoro al di fuori di YouTube, quindi devo appunto dedicarmi a quello, e anche perché durante il giorno lei di energie te ne consuma comunque tante. Quindi non sarò più presente finché almeno questa situazione, amore, non si risolve. Vediamo un po'.
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Allora, come avete visto, siamo stati da IKEA perché volevamo vedere una cosa, avevamo un dubbio. Siamo arrivati al parcheggio, non c'erano macchine e Omar ha detto: oh, non c'è nessuno. Siamo arrivati su, c'era il delirio, il mondo, giustamente. Sono venuti a piedi. Sono venuti a piedi, non lo so. Era vuoto il parcheggio. No, è vero, il parcheggio rispetto a tante altre volte in cui siamo arrivati era vuoto. Erano le 11:20. Sì. E niente, poi siamo appunto entrati, c'era il mondo, e infatti abbiamo fatto proprio in frettissima, abbiamo visto quello che dovevamo vedere, siamo venuti via, abbiamo preso il carrellino giusto perché così Angelica si è fatta un giretto, si è divertita un po', qualcosa diverso dal solito, ma tipo il passeggino ho fatto che lasciarlo in macchina, e meno male perché altrimenti girare anche col passeggino dentro. E comunque niente, erano tutti lì ovviamente domenica e ci siamo detti che quando poi sarà che dovremmo venire a prendere qualcosa, perché sicuramente alcuni mobili saranno di IKEA, veniamo poi appunto in settimana, o abbiamo già le idee chiare su quello che vogliamo quindi andiamo diretti, oppure se dobbiamo venire a scegliere cosa, no? Cosa? L'ha detta lui questa frase, no, però è vero, cioè lo penso anch'io perché tipo c'erano tante persone lì al computer che si facevano il progetto, però boh, nel delirio, sarà che noi con la bimba comunque è un'impresa, sicuramente quando poi ci toccherà la bimba la dobbiamo lasciare a casa perché cioè ovviamente lei si annoia poi, comunque niente, abbiamo proprio fatto toccata e fuga, abbiamo saltato praticamente tutto il percorso. Siamo andati diretti nei punti in cui dovevamo andare e ci siamo un attimino chiariti alcuni dubbi che avevamo. E adesso dove andiamo? Andiamo a vedere come ogni settimana la nostra futura casa da fuori, perché ovviamente non avendo le chiavi la possiamo vedere soltanto da fuori, però ogni volta veniamo. Anche perché almeno dorme un po'. Anche. Sì, così la facciamo dormire. Infatti adesso guardate, si è addormentata. Così adesso lei si ricarica bene, e si sveglia e carica come una molla e noi siamo devastati, non riusciamo poi più a starle dietro. Comunque niente, adesso giriamo un pochino, così dorme, perché questi dentini secondo me incidono anche tanto sulla sua agitazione di questo periodo, perché anche durante il giorno è molto più agitata rispetto al solito, è sempre stata una bimba molto attiva, però in questo periodo è un pochino più anche noiosetta, tende a piagnucolare un pochino di più, cosa che invece solitamente non è che lo fa. E nulla, cerchiamo appunto di passare questa fase che è veramente tosta. La fase dei dentini è la fase più tosta di tutti. Adesso lei ne ha due davanti e ne sta mettendo anche altri perché si vede proprio già la puntina bianca. E speriamo che passi in fretta, così anche per lei più che altro si tranquillizza ed è anche più serena lei stessa. Allora, vedete tutto buio perché Omar ha messo a dormire Angelica. Io mi sono appena fatta il caffè, adesso mi metterò anche un pochino a riposare perché appunto ne approfitto, dato che ormai qua di notte non si dorme più. Ne approfittiamo finché è possibile, finché non lavoriamo, per dormire anche noi quando dorme lei. Tra l'altro abbiamo staccato la lampada dalla presa di corrente perché non riusciamo a spiegarci questa cosa qua, nel senso che Omar mi prende sempre in giro per queste cose, però in realtà anche lui non riesce a spiegarsi come sia possibile che, non lo so, si accenda da sola. Tra l'altro stamattina quando lui poi si è alzato per venire di qua ha visto che c'era la cordicella che si muoveva.
non ci riusciamo a spiegare il perché. Comunque per sicurezza l'ho staccata, perché ancora si dovesse accendere quando siamo fuori casa con quel che costa la luce. No vabbè, comunque è sempre meglio evitare. Adesso dobbiamo un attimino capire effettivamente quello che sta succedendo. Comunque, allora, oggi avremmo dovuto andare in montagna. Avevamo programmato una giornata in montagna, solo che purtroppo, non avendo dormito nulla questa notte, stamattina ci siamo svegliati che eravamo veramente distrutti. Il pensiero di preparare il baracchino di Angelica per passare una giornata fuori, abbiamo detto no, lasciamo stare. Un conto fare una nottata tranquilla, un conto è comunque non dormire niente e poi andare fuori casa, star fuori casa praticamente per tutto il giorno, perché volevamo andare in un ristorantino a pranzare, che era quello in cui andavamo ai tempi quando eravamo fidanzati, però alla fine poi è saltato tutto, anche perché appunto essendo Angelica un pochino irrequieta in questo periodo, mangiare fuori forse non è proprio la cosa migliore, quindi ci siamo detti rimandiamo. In realtà avremmo voluto andare oggi, perché poi a breve inizieremo con i lavori nella nuova casa e quindi poi tutti i sabati, tutte le domeniche li passeremo lì dentro, almeno soprattutto all'inizio. Poi finché non ci trasferiamo, ci assestiamo, sicuramente i primi mesi se ne andranno lì dentro a fare i lavori. Però insomma, faceva freddissimo, poi Angelica è molto nervosa, noi siamo molto stanchi, alla fine ci siamo detti rimaniamo a casa. Adesso più tardi, se facciamo in tempo, facciamo un salto da Universo Bimbo, perché dobbiamo prendere un po' di cosine. E nulla, adesso vediamo se lei si addormenta, perché sento che sta parlando. Nel mentre faccio anche entrare Carolina in camera da letto. Mi sveglia, sto zitta perché mi sente di qua che parlo, quindi poi vuole venire di qua. Ci vediamo più tardi. Omar, ma non è che si diverte Angelica, ti diverti tu, il problema è quello. Andiamo, siamo da Universo Bimbo, che meraviglia. Un altro sogno di Omar per Angelica, lo sapevo io, il vasino. Cioè veramente lo scarico dell'acqua, il vasino, cioè vabbè, va, ma che roba che si inventano. Angelica, cosa stai facendo? Lascia stare, amore, amore, lascia stare per favore, grazie, lasciamo il cartello così com'è. Sei tremenda, cosa stai facendo? No amore, stai ferma che ti sto tirando giù qui. Papà, spostati, va. Non ci passiamo, sennò si porta a casa il cartello. Angelica! Angelica, per favore. Ma lo smetti. Con un po' stretto, non ci passiamo. Dov'è Angelica? Mamma, hai visto Angelica? No. Non l'hai vista? Ma dove sarà finita? Oh, mamma mia, dov'è Angelica? Perché è nascosto dietro il seggiolone? Non la trovo più di nuovo. Mannaggia. Dov'è Angelica? Dove sei? Ah, ciao. Ciao. È qua, è qua. L'hai trovata? Sì, ci saluta. Ciao Angelica. Dov'è adesso? È sparita di nuovo, è tornata. Ma no, è ora di far la pappa! Non può sparire, è ora di far la pappa! Angelica, dove sei finita? Oh, trovata! Se no...
Perché no. Sei impetente? Perché? No. Apri la bocca, apri la bocca. Amore brucia. Non puoi farlo tu, amore brucia, quello. Tieni, mamma ti dà un altro cucchiaino. Che buono. Tieni. Tieni questo tu. Am. Faccia la furbetta che hai io. Sei tremenda, sei. Ragazzi, sono le 9:10, cioè non sto scherzando, e io ho attaccato l'asciugatrice adesso con gli abiti da lavoro di Omar, perché alla fine oggi, tra una cosa e l'altra, ho fatto partire tardi la lavatrice. Comunque, che esaurimento. Allora, Omar ha messo a dormire Angelica, oggi l'avete vista poco perché è bella tostina e quindi era molto nervosa e l'ha messa a nanna. Io ho finito di sistemare qua, adesso vado a mettere tutti i panni nella cesta per lavarli poi nei giorni a venire e mi vado a fare una bella doccia, vado a dormire anch'io perché qua le nottate sono belle belle intense. Comunque speriamo che domani mattina non succeda niente, vedremo un po' come va a finire con questa storia della lampada. Tutto il giorno che ci penso, vi giuro che tutto il giorno che ci penso, quando siamo venuti ad abitare qua, i primi tempi di notte si accendeva il forno, cosa inquietantissima, veramente inquietante. Omar lo ha tirato fuori, lo ha controllato, così come ha iniziato poi ha smesso, ma è andato avanti per tanto tempo. Adesso abbiamo la lampada che si accende, vabbè, comunque tutti in casa hanno Alexa, noi abbiamo lo spiritello, lo spiritello che ci accende la luce, così. Vi saluto ragazzi, mi vado a lavare e vado a nanna perché sono cotta, veramente cotta, e devo caricarmi queste 2 ore per la nottata che ci attende. Vi mando un bacio grande e ci vediamo domani, se tutto va bene, vediamo con un nuovo video.